in qualità di nostro agente principale sulla superficie e considerato che hai già avuto contatti con i Railroad, sei la persona più indicata per portare a termine l'incarico. Il punto della questione, detto semplicemente, è: sarai capace di distruggerli? Mi occuperò di loro. Bene. Bene. Sto venendo a casa! Qua giù! Blu, non ci siamo solo. Se hai bisogno... Merda! Siamo compagnia! Accidenti a te! Pensi che questo basti a fermarmi? Hai commesso un grave errore! Ora morirai! Pensi... Non... Ora... Tutto fegato e niente cervello, eh? Mi stanno circondando! Si mette male! Adesso è roba nostra. Non vorrei essere nei tuoi panni. Sta anche agli altri giornalisti o solo a me? Esiste ovviamente un'ultima minaccia che incombe sull'istituto. Qualunque cosa sia, la affronteremo. Lo credo anch'io. Ma in questo caso la questione principale è come la affronteremo. La confraternita d'acciaio brama la tecnologia e ha già messo in chiaro che la coesistenza pacifica è fuori discussione. Prima o poi ci attaccheranno nel tentativo di strapparci ciò che abbiamo faticosamente realizzato. Dobbiamo annientarli prima che loro annientino noi. Teletrasporto completato. Virus in avvicinamento al bersaglio. Rilevato programma ostile. Probabile intrusione comunista. Valutazione tattica aggiornata.
rilevata presenza di comunisti cinesi. L'incursione aerea delle forze comuniste non deve avere successo. Attivazione della direttiva 7, 3, 9, 5. Distruggere tutti i comunisti. È ora di andare. Effettueremo il teletrasporto verso una posizione sicura. Ciao, Sean. Ah, eccoti qui. Ho già ricevuto la notizia. Ma naturalmente tu non saresti qui se non avessi avuto successo. Sono felice che sia andato tutto bene e che tu abbia fatto ritorno. Ora siamo tutti al sicuro. Per adesso, sì, però ci saranno sempre nuove minacce. Devi restare vigile. Ally è sempre stata fedele all'istituto e a me. Puoi contare su di lei se ti serve aiuto. Quando non ci sarò più, starà tutto a te. Farò del mio meglio. So che sarà così. Non preoccuparti per me. Devi guardare avanti. Concentrarti sul futuro. Il tempo che abbiamo passato insieme è stato strano, vero? Ho passato anni a pormi delle domande su di te, a pensare a tutto ciò che avevamo perso. Voglio che tu sappia che sono felice dei giorni che abbiamo trascorso insieme. Sono felice di averti trovato. Lo sono anch'io. Grazie, papà. Hai aiutato un bambino a raggiungere i suoi sogni. Ora vorrei andare a dormire. Ho perso Sean. Ancora una volta. Chiudo gli occhi. Penso alla mia vita prima di questo. Prima delle bombe. Tutto può cambiare in un istante e il futuro che hai pianificato muta, che tu sia pronto o no. Prima o poi, succede a tutti. Questo non era il mondo che volevo, ma è quello in cui mi sono ritrovato. Il Commonwealth, la mia casa, fatta a pezzi e rimessa insieme. Pensavo, speravo, che avrei trovato la mia famiglia, ingannato il destino, sistemato le cose. Come una volta. Ma ora lo so. So che non si torna indietro, che il mondo è cambiato, che la strada da percorrere sarà dura. Stavolta sono pronto. Perché so che la guerra non cambia mai.